Esatto, bitch, la paura di ingrassare è sacra e guai a chi ce la tocca. E per favore non cliccare fuori da questo video subito, rimani con me fino alla fine perché forse, forse potrebbe anche piacerti. Lo sai anche tu che non si giudica un video dalla copertina. Ebbene sì, qualcuno mi ha scritto, io ho paura che qualcuno minacci la mia paura di ingrassare, che mi tolgano la mia paura di ingrassare. Perché la paura di ingrassare, che è il sostrato di un disturbo alimentare, è quella soluzione che noi abbiamo in quel momento, ci aggrappiamo alla paura di ingrassare, un'ancora di salvezza, quando tutto il resto del mondo è fuori controllo, quando noi non riusciamo a risolvere problemi, più paure molto più grosse. Oggi dirò, racconterò perché il fatto che in passato i terapeuti non abbiano ben capito come trattare la mia paura di ingrassare, con alcune cautele, con alcune delicatezze, mettiamola così, abbia fatto sì che la mia dispercezione corporea continuasse nel tempo e che le mie terapie fatte con specialisti, tutti d'un pezzo, sulla carta, bravissimi, quant'altro, abbiano fallito miseramente, perché la paura di ingrassare, se non è trattate nella maniera più adeguata, e spero che nel tempo poi ci siano stati dei miglioramenti da questo punto di vista. Io non lo so perché non sono curata, ormai non mi curo più da terapeuti da tantissimo tempo. Se non trattata in maniera adeguata, può far sì che il disturbo alimentare vada avanti finché siamo vecchi come me. Io sono vecchia. Questo è quello che è successo a me. Adesso ve ne parlerò davanti a questo piatto di Fear Food. Beh, insomma, è una zuppa, è tanta. C'è sempre la mia migliore amica, la Coca-Cola, che mi aiuta a mangiare queste cose qua. E voi dite, vabbè, ma una zuppa di verdure cosa sarà mai? Insomma, è piena, piena di fagioli e di patate. Quindi io so che davanti a questo piatto già mi gonfio solo a guardare questo Fear Food ed è proprio tanta. Credo siano due porzioni o me la faccio tutta. Intanto parlo con voi, non so. Se vedete la fine di questa zuppa, comunque, cominciamo. Allora, come ho detto prima, spesso il disturbo alimentare e la paura di ingrassare sono la soluzione ad altre paure più profonde che spesso abbiamo paura appunto di affrontare. E io l'ho sempre avuta questa paura di ingrassare enorme. Poi, veramente grande, negli ultimi mesi ho avuto certe volte la percezione che se ne andasse leggermente, quando il mio peso ha cominciato a fluttuare di 1 o 2 kg, io non me ne accorgevo, la bilancia lanciata dalla finestra, ho avuto questa percezione strana, ma in realtà poi in altri periodi ritorna forte, sono sempre tentata di ritornare in restrizione alimentare. Quando lo stress viene a prendermi, ma quando anche le persone vengono a prendermi, cominciano a scrivermi sotto i video: cara zia, il percorso di guarigione completa lo sai anche tu che è accettare di ingrassare. E già io comincio solo a sentire questa cosa in grasso, ma probabilmente di paura. E allora, bitch, è verissimo che questo diktat, a noi appare un diktat, a noi malati appare un diktat, il percorso di guarigione completo ovviamente ha come scopo quello di ingrassare, di tornare a normo peso e da lì si riparte poi per un benessere psicofisico totale, verissimo, io sono sempre stata d'accordo con questo, davvero con questo mantra, no? Accettare di ingrassare è la soluzione finale ad un disturbo alimentare. Però è tanto, questo mantra è tanto vero, tanto bello, tanto spesso patinato ed edulcorato quanto astratto. Poi metterlo in pratica nella realtà è la cosa più difficile del mondo. Come ho sempre detto, io in passato, curando il mio disturbo alimentare, una bulimia nervosa di 25 anni, quando, siccome la paura di ingrassare non è stata trattata nella maniera adeguata, io credo che le mie ricadute e la lunghezza del mio disturbo alimentare, ossia questi 25 anni, siano stati dovuti anche a quello, cioè non occuparsi di questa area, proprio la paura di ingrassare, che è una mettiamola così, macro area all'interno del tuo disturbo alimentare, ha fatto sì che io
rimanessi malata per tantissimo tempo e mi accorgessi di quanto sia importante solo dopo 25 anni. Sapete chi mi ha fatto alzare un sopracciglio su questa paura di ingrassare? Proprio le persone che commentano i miei video e le sensazioni negative che io provo ogni volta che le persone mi dicono devi ingrassare, devi ingrassare, devi ingrassare. Delle sensazioni negative perché so che la mia paura di ingrassare, che io considero sacra, è minacciata dall'esterno. E adesso vi dirò per come sono arrivata a capire che anche i terapeuti che facevano questo lavoro con me hanno distrutto la mia possibilità di guarire nel tempo, nella maniera in cui forse avrei dovuto fare al momento. Io ricordo quando ero giovanissima, mia madre mi ha strattonato subito in ospedale a Treviso, me lo ricordo benissimo. Il primo medico che mi ha visitato, la prima cosa che mi ha detto è stata questa: ma perché hai paura di ingrassare? Io dicevo, mangiavo, vomitavo, perché avevo paura di ingrassare? Perché hai paura di ingrassare? No, perché volevo dimagrire, peggio ancora. Tu non vuoi essere una donna con la D maiuscola? Mi ricordo che a 24 anni dicevo, una donna che cazzo me ne frega, non voglio essere magra così. Per fortuna poi sono stata spostata ad un centro per i disturbi alimentari, non dirò più quale perché, ma ogni volta che al centro di disturbi alimentari mi dicevano sempre, lo dicevano sempre, devi ingrassare, devi mollare la dieta, devi mettere su peso, io stavo male e volevo scappare via. Perché succede questo? Perché la persona che ha paura di ingrassare, ingrassare è facilissimo, è accettare di ingrassare che è la vera chimera. E una terapia che è completa, che è integrata, che è una terapia che può avere successo con una persona, deve tenere presente che la paura di ingrassare è la paura più grande che tu hai all'interno del tuo disturbo alimentare, che ovviamente poi copre altre paure ancora più grosse. Noi spesso non sappiamo spiegare, ma chiedono qual è la tua paura numero uno. Io ti dico: sì, è la paura di ingrassare. Perché hai paura di ingrassare? Io non te lo so dire. Devo pensarci, devo tornare indietro nella mia vita. Ci vuole quindi un lavoro psicologico per affrontare la paura di ingrassare, che io credo che sia il più grande che dovrei affrontare nella mia esistenza. E sì, adesso che ho una certa età, io mi dico: beh, ma prima o poi dovrai affrontare i tuoi demoni. Ma quando ero piccola non mi fregava un cazzo di affrontare i miei demoni, perché affrontare i propri demoni è doloroso. La mia paura di ingrassare è sacra e guai a chi la tocca, pensavo. E ogni volta che la minacciavano, io prendevo paura e mollavo le terapie. In realtà, quello che forse mi sarebbe servito, certo, è un percorso psicologico lunghissimo. Probabilmente quello che mi sarebbe servito sarebbe stato iniziare a fare questo percorso psicologico, a prendere i miei pezzettini, toglierli tutti dalla Stefania, veramente scomporla in tanti pezzettini, capire cosa le è successo quando era piccola, senza mai menzionare la paura di ingrassare. Perché ogni volta che puntano il dito, che la gente punta il dito su quella paura, che è la paura più grande che io ho adesso, che faccio fatica, così irrazionale, così anche brutta, perché io ho una certa età. Quando tu hai 20 anni, no, fa pure, non lo so, faceva pure figo dire: ah, sì, non voglio ingrassare. Adesso lo giustifico molto malamente questa cosa qua. E quando le persone mi chiedono perché hai paura di ingrassare, io mi alzo, scappo via e sapete cosa faccio? Comincio a non mangiare più, mi crogiolo dentro la mia paura di ingrassare, mi nascondo dietro la mia paura di ingrassare e sono certa che tantissimi anni fa è stato ancora peggio, perché se adesso ho la voglia in qualche maniera di, non lo so, iniziare un percorso psicologico, tanti anni fa non ce l'avevo proprio. Io avevo paura di ingrassare e volevo stare nella mia bulimia nervosa perché per me era l'unica ancora di salvezza quando non riuscivo a controllare tutto il resto. Per me controllare il peso corporeo, a me controllare il peso corporeo dà tuttora una sensazione di potenza, una sensazione di essere proprio una bitch in control, ed è difficilissimo scardinare questa paura, ed è davvero difficile andare a fondo di questa paura. Però nel momento in cui le persone la menzionano a tutti, a qualsiasi livello,
Io so che mi irrigidisco e mangio ancora meno, ma finché lo fa la bitch di turno che sotto il mio video mi scrive con questo tono paternalistico: tu sei appena uscita da 25 anni, buffate la bitch di turno, ti dice: lo sai, cara zia, però. E tu sei ancora lì con la bocca piena di panettone. La persona ti dice: lo sai, cara zia, però il vero percorso di guarigione è accettare di ingrassare. Ho capito io, bitch, però capisci che io ho appena faccio fatica a non abbuffarmi di panettone, di zuppa di fagioli, quant'altro, e tu già mi dici che io devo rimettermi in marcia, no? E sconfiggere la mia paura di ingrassare, che cazzo è la paura numero uno. Però lo posso accettare da una bitch. Una bitch normale che arriva sotto il mio video, l'hanno fatto in tanti, no? Che mi dice devi ingrassare e quant'altro. Io però non so se riesco più a accettare queste cose dai terapeuti. I terapeuti arrivi, ti prendono, ti pesano. Tabellina, pesa 45, sei sottopeso, cominciano a romperti le scatole. Poi durante questi seminari con le altre ragazze al centro di disturbi alimentari mi dicevano sempre molla la dieta, molla. E certo, io nel tempo sono anche riuscita a cominciare di nuovo a mangiare i miei fear food. Quello che facevo era li eliminavo, dieta, 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 abbuffate, ma non il fine settimana, come ho scritto in un post di Facebook. Tutti i santi giorni, dieta, tutto il giorno, lo so che lo fate anche voi, amiche mie, me lo scrivete, amici, amiche, amici miei, me lo scrivete tranquillamente. Io tutto il giorno non mangio, poi la sera mi abbuffo. Certo, io sono tornata a riuscire a mangiare con voi i miei fear food, però la paura di ingrassare è davvero. La paura di ingrassare, affrontarla, richiede un cambiamento totale del mio DNA di super bitch, ok? Cioè prendere una persona e dirgli fai un reset, riparti da zero. Ed è sempre molto molto doloroso perché è veramente aprire il vaso di Pandora. Per cui ci vogliono dei percorsi psicologici assistiti. Credo io, questo non è un consiglio che do a nessuno, nel mio caso probabilmente l'aver menzionato più volte tu sei sottopeso, dobbiamo farti ingrassare e quando l'hanno fatto io sono regredita, sono rimasta in disturbo alimentare 25 anni, non credo che avrebbero dovuto farlo con me. Credo che il peso corporeo nel mio caso avrebbe dovuto essere l'ultima cosa da menzionare, perché quando minacciano, quando la gente minaccia il tuo scudo, la tua corazza, la tua fortezza da vicino e comincia a dirti: tu la tua fortezza la fai ancora più potente, la fai ancora più forte, vero? È quello che succede a me psicologicamente anche ultimamente, quando le persone mi dicono: io comincio ad avere all'orticaria, so che devo prendere la mia paura di ingrassare, lavorarmela, però credo anche di avere i miei tempi, quindi davvero mi sento male. Quando tutte le volte che nei centri di disturbi alimentari o tutti uno dopo l'altro i terapeuti ad un certo punto mi facevano fatidica domanda: perché tu non vuoi ingrassare? E io la mia forchetta faceva così, tutta la mia merda cadeva di nuovo nel piatto e smettevo di mangiare. Dimmi perché tu non vuoi ingrassare. Se tu non ingrassi, tu non puoi più venire al centro di disturbi alimentari. Forse il centro di disturbi alimentari dovrebbe capire che un conto è fare psicoterapia, fare una dieta, fare un conto è sì, la psicoterapia io non lo so, posso trovare giovamento anche da subito, ma accettare di ingrassare, prendere e affrontare i miei demoni, affrontare le mie paure, decidere per il cambiamento non è la cosa più difficile del mondo. Forse, bitch, mi ci vorranno anni, decenni, decenni a pagamento, perché voi sapete che con la mutua io non so se posso permettermi di andare una volta ogni 2 o 3 mesi, quando il terapeuta ha voglia, poi si addormenta quando io parlo, anche se sono logorroica, probabilmente devo andare in ambito privato, quindi sborsare dei soldini e sperare che qualcuno entri nella mia mente, la apra a metà e ci tolga quello che c'è dentro. Voi sapete che anche che io non ho 20 anni, le persone più adulte sono anche persone più strutturate, che hanno più filtri mentali, che hanno delle resistenze maggiori, perché semplicemente perché sono persone formate, le persone giovani chiaramente anche proprio perché sono giovani hanno meno esperienze, meno strati nella loro esistenza. Dopo dipende molto dal carattere, chiaramente. Io sono sempre stata un pezzo di merda anche da giovane.
Le persone giovani forse è più semplice ricondurre queste persone alla ragione. Una bitch come me arriva con la sua, già con i suoi filtri, con le sue esperienze, spesso purtroppo ne sa anche più, fa finta di saperne anche più del terapeuta, quindi non è facile. E, a questo proposito dirò anche un'altra cosa che mi è successa ultimamente. Lavora con lavora con la mia mente. Questa paura di ingrassare che io ci soffro perché è una cosa che io sono una persona molto consapevole, però è una cosa che io non riesco ancora, cerco di aggirarla, cerco di capirla, cerco di capire perché mi fa così paura alla mia età mettere su 2 kg è un problema, mettere su 3 kg, mettere su 10 kg sarebbe un grandi, cioè tornare al mio peso iniziale, ancora quando ero vergine. Per me è la cosa più brutta del mondo. Negli ultimi mesi sono stata approcciata più volte anche da coach alimentari, in maniera del tutto su Facebook, in maniera del tutto informale. E spesso parlando con questi coach, io parlo con tutti, rispondo tutti quanti. Spesso parlando con questi coach mi dicevano, ma perché Stefania? A un certo punto mi dicevano: tu credi veramente di essere guarita? Io già mi giravo i coglioni perché io pensavo: cazzo, sono appena uscita da 25 anni di abbuffate. E sì, certo, sarò sottopeso, ma mi sento anche veramente rinata. Come mai nella mia esistenza? Sto bene, sono sottopeso, ma probabilmente la cosa non inficia il mio benessere psicofisico al momento. Anzi. Dopo aver smesso 25 anni di abbuffate, adesso io mi concentro su mangiare certi cibi che non mangiavo prima. E magari lo fate anche voi al di là della telecamera, no? Ed è già veramente molto, perché sembra facile parlottare, così sparare quattro cazzate e iniziare a mangiare. Non è facile, perché quando io smetto con questo video qui, mi domando, oddio, quanto ho mangiato, adesso non lo faccio, poi ci rimugino. Non è così facile. E quindi tutta la mia mente, tutto il mio corpo sono impegnati in questa lotta quotidiana alle abbuffate. Questi coach mi chiedevano: ma perché hai paura di ingrassare? Io ve lo dico, le ho trovate le esperienze di contatto esterno in questi ultimi mesi più ficcanti, più invadenti, più a gamba tesa, entrate a gamba tesa, più a gamba tesa non le potrei pensare. Perché? Perché la paura di ingrassare è il tuo scrigno segreto, è il tuo intimo. È come se qualcuno mi chiedesse, zia, ma oppure direbbe, bitch, quanti soldi hai in banca? Io direi, mamma mia, che domanda intima, zero, zero, zero euro, non ho nulla. E bitch, e quante persone ti sei limonata in passato? Beh, qualcosa più di zero, ma sempre è come se mi facessero, quando mi parlano della paura di ingrassare, domande del genere. Io comincio a non ragionare più, credo che anche via chat, le persone mi possano percepire balbettare. Perché, ragazzi miei, persone che sono adulte e che sono tutto sommato, no, risolte nel mio caso non è la parola esatta, ma che sono persone senzienti, comunque cittadini, si ritengono cittadini adulti, cittadini del mondo, quant'altro, fanno video, essere presi in castagna su una cosa del genere, che cazzo sarà mai ingrassare? Prendi, immagino, rompi i coglioni. Quante volte me lo sono sentita dire, mamma mia, che rottura di cazzo, mamma mia, da tutte le persone, video, non video, quant'altro. Sì, a queste persone qui, anche al coach alimentare che senza titoli viene a rompermi i coglioni, io posso perdonare, che mi vuole vendere poi il kit delle abbuffate, io queste cose le posso perdonare. Però sento anche molte di voi, molte e molte di voi, che quando riportano questa forma di giudizio, di paternalismo che le persone fanno sulla tua paura di ingrassare, che è la prima paura che probabilmente tu riesci a vedere nella tua vita nebulosa, io vedo solo quella. Io adesso, in questo momento, mi chiedi qual è la tua paura numero uno? Covid, cosa è? Bitch, la mia paura numero uno è la paura di ingrassare. È chiaro che poi dovrei smontarla e capire che cosa altro c'è dietro a quella paura di ingrassare. Non lo so fare al momento, pur essendo una persona analitica, devo sedermi un giorno con voi e cominciare a chiedermi perché cazzo ho paura di ingrassare. È difficile farlo soprattutto per noi adulti, perché noi adulti ci presentiamo al mondo
Vogliamo presentarci al mondo? Ci sono molti di noi affetti da disturbi alimentari. Quanti di noi si dichiarano? Vogliamo presentarci al mondo come persone risolte, come persone che se un giorno ingrassano un chilo, anch'io certe volte lo dico, non è sempre così. Ah sì, adesso il mio peso fluttua. Nel frattempo è arrivato anche mio fidanzato, lui è risoltissimo, quindi equazione risolta, per favore, siediti divano, ascolta il mio video senza farmi cadere, senza far bruciare la casa. Qua si bruciano solo calorie. E quindi noi adulti vorremmo, e siamo tanti, sono tanti gli adulti che guardano questi video, noi adulti vorremmo, desideriamo presentarci al mondo esterno come persone risolte. Come mai possiamo ammettere di avere paura di ingrassare? Che cazzo sarà mai? Quindi per me è una cosa che permane molto potente, io cerco di smembrarla, non ci riesco ed è una cosa che mi fa soffrire. Quando vedo queste bitch anche più giovani che continuano a dirmi: "Ah, ma sì, ah, tu hai paura di ingrassare", io me le mangerei vive, perché ragazzi miei, quando voi aggredite una persona in questo senso, e questa, la persona farà come me, rimarrà fuori dalle cure perché, non, perché spesso gli terapeuti hanno questa velleità, questa speranza di mettere una croce sul vostro, sul vostro nome, persona guarita. Perché? Perché ha messo su 10 kg e non è più anoressica, non è più bulimica. No, non è così. Non è così. La paura di ingrassare, se è la paura più grande che voi avete in quel momento, è giusto che sia seguita dal punto di vista terapeutico per un certo numero di mesi. Io, chi guarisce subito il giorno dopo, ingrassa ed è tranquillo. Io ho sempre la mia comprensione più grande, anzi, la mia invidia più grande, però sappiamo che sono malattie molto strutturate, spesso non funziona così, spesso funziona che la paura, la volontà di ingrassare è più negli occhi del terapeuta che non negli occhi di chi guarda e non di chi è dall'altra parte, perché il terapeuta spera sempre ovviamente di avere anche un elenco di persone che ha riuscito a curare con successo e magari di non avere tra le palle per 20 anni, perché nel frattempo siete ingrassate, avete risolto il vostro disturbo alimentare e l'ingrassare ovviamente è una cosa visibile a tutto il mondo, per cui se arriva una persona fortemente sottopeso, non importa, spesso non importa, io mi rendo conto che alcune volte succede così, spesso non importa se ha risolto veramente i suoi grandi problemi interiori, che non solo la fanno pregare tutto il tempo di non ingrassare, ma di dimagrire, anche di 10 kg tranquillamente, quindi spesso c'è questa spinta da parte dei terapeuti, questa entranza di ingrassare, perché hai paura di ingrassare? Spiegamelo subito che cosa ti succede, e domani ti vogliamo vedere con 10 kg in più, se no qua non ci vieni più, ci arriverà una persona più magra di te, andrai a pagamento. Se sei resistente alla paura di ingrassare, noi diciamo abbiamo così, delle riserve su di te. Spesso io vedo questo anche sui posti Facebook, persone che sono costrette a ingrassare e poi ci soffrono da morire per i commenti, vuol dire che non sono pronte. Allora, io invece, se fossi un terapeuta, non lo sono, non lo sarò mai, ma se fossi anche uno di quei porci coach alimentari senza titolo che vi rompono le scatole, la prima cosa che per agganciare un cliente che farei non è menzionare la paura di ingrassare. Probabilmente gli direi: parliamo, parliamo di te e di me, anzi di te, parlami della tua infanzia. Cosa succedeva quando eri piccola? Cosa succedeva quando eri piccolo? Quali erano, non lo so, le cose che ti facevano soffrire? Che cosa ti è successo? La mamma ti pestava, il papà non lo so, cose così. Partirei da molto lontano. Forse come ultima domanda della terapia direi: perché stronzo hai paura di ingrassare? Però deve essere l'ultima domanda. Perché? Perché molte persone, lo sappiamo anche le persone, voi che mi scrivete mi dite: "Io in terapia non ci vado, mi vogliono far ingrassare". Le resistenze che hanno molte persone, soprattutto giovani, io lì dentro non ci torno più perché la prima cosa che vogliono fare è farmi ingrassare. Se invece i terapeuti forse togliessero questo diktat dal loro protocollo, che spesso è veramente lo stesso protocollo per qualsiasi tipo di peso, magari c'è chi ne ha meno bisogno, io per esempio sono sempre stata molto funzionale.
avrebbero potuto lasciar perdere il peso e concentrarsi sui miei grossi, grossi problemi mentali e forse quello avrebbe avuto più, non lo so, la mia terapia avrebbe avuto successo. Mi scrive anche spesso Maria Giulia, che io saluto, l'amica sua. Curata in un centro di disturbi alimentari, la pesatura della persona ogni settimana è fonte di grande ansia, perché se pesa troppo poco, se pesa poco, la metto a dieta, non la metto a dieta, di grande vergogna, hai messo su 2 kg, hai messo su 3 kg, perché non mangi? E tutto ruota attorno a questa paura insensata, direte voi. Certo che è una paura insensata, ma che cosa nasconde? Io, per esempio, ancora non riesco a dire perché ho paura di ingrassare, ma so, mi vedo quando ingrasso e so che quindi ho un problema, perché forse non sarà così. Quando ingrasso, vedo la super beach spazzata via così con una mano. Arrivano 10 kg, la super beach chiacchierona che si difende bene non esiste più. Arriva una persona un po' più ingrassata, mettiamo, non dirò tarchiata, non darò giudizi di nessun genere, con 10 kg in più. Me la immagino io vestita un po', insomma, un po' meno fashion, più equilibrata, matura, moderata, una persona che vota al centro, una persona che magari va anche a messa. Me la immagino così, una persona. L'equazione risolta. Oh Dio mio, ogni volta che sento il bisogno di uscire da questa paura di ingrassare, vedo la me super bitch spazzata via. E prende il posto un'altra persona risolta di mezza età in società. E quindi faccio molta fatica ad accettare questa visione di questa nuova me, finché probabilmente qualcuno verrà a farmi capire: no, bitch, non è così, tu rimarrai la solita bitch solo con 10 kg in più. Che cosa cambia? Quando uno ha un DNA, si sente un DNA di magro, si sente bene nella sua pelle magra, la paura di ingrassare rimane sacra, per noi rimane sacra. Guai a chi mi tocca la mia paura di ingrassare. Ditemi voi cosa io devo fare, perché mi sento sollecitata in continuazione dall'esterno, ma quando sono sollecitazioni dall'esterno io spesso non do adito. Sono sollecitazioni che mi do anch'io, però non riesco a sconfiggere. La cosa mi fa soffrire. Sì, certo, da un certo punto di vista mi fa soffrire, dall'altro no, perché so che sono una persona normale, perché so che mi serve un grande percorso psicologico molto lungo per uscire da questa paura di ingrassare. Ce la farò mai? Ecco, questo è più una domanda a cui non so rispondere. Ce la potrei fare, ma forse anche no. Conoscendomi, ho una resistenza enorme. Tra l'altro, dal punto di vista psicofisico, io adesso mi sento veramente bene, come se mi dicessero: cazzo, sei arrivata in questa isola felice, metti giù le valigie, smesso le abbuffate, mangi di nuovo normalmente, il tuo viaggio non è finito, prendi, accompagnata da uno psicologo, fai un altro viaggio di 10-20 anni. Non so se riesco a farlo, non so se adesso devo essere sincera, spesso mi sento puntare il dito, non capiamo se vuoi risolvere ora i tuoi problemi. Io sì, cioè, certo che io voglio risolvere i miei problemi, voglio diventare un'altra, cioè una persona risolta. È chiaro che quello è quello che tutti vogliamo essere, però d'altra parte è vero anche che la persona risolta per me, non sempre rappresenta la persona, che sono voluta diventare nel tempo, che è meno che risolta. E anche qui, perché? Perché questo? Non lo so, non lo so spiegare. E forse non lo saprò spiegare mai. Quello che dico alle persone è che se vi sentite in questa condizione, cioè persone che hanno una grandissima paura di ingrassare e non riuscite a dirlo fuori, non dovete vergognarvi, è così per tutti, per tutte le persone che hanno un disturbo alimentare, soprattutto bulimia e anoressia, io le conosco meglio, è la paura numero uno che arriva ed è la paura più difficile da sconfiggere. Non abbiate paura anche di dire: cazzo, sono ingrassata e non me la sentivo, sono ingrassata e non ero pronta, sono ingrassata e sto tornando indietro, la mia terapia sta fallendo. Io spero che qualche terapeuta ogni tanto veda i miei video, perché sente anche il parere di qualcuno che ci è passato, qualcuno che, se io dovessi, io lo dico e non tornerò, ma credo ancora sull'argomento, quindi lo dirò adesso una volta per tutte. Io, se devo farmi curare di nuovo,
non tornerò mai in un centro di disturbi alimentari perché so benissimo il protocollo che hanno, so benissimo che il mio peso sarebbe un problema. Io so benissimo che entrando direbbero: Bitch, il tuo peso non va bene, tu devi farti curare. E poiché queste persone sono pagate dallo Stato, manterrebbero fermo il loro protocollo. Io probabilmente scapperei via anche con tutta la buona volontà del mondo. Quando tu mi dici il giorno numero uno senza aver fatto, questo è il paradosso enorme, senza aver percorso un percorso psicologico che mi fa capire perché ho paura di ingrassare, tu mi dici da domani tu devi mollare la dieta, tu devi ingrassare, io so che scapperò via. Invece penso che vorrò approcciarmi probabilmente a un percorso psicologico di tipo privato dove la persona pagata da me. Non dico che stia ai miei diktat perché è stupido dire una cosa del genere a un psicoterapeuta, ma chiaramente io gli spiegherei immediatamente il tipo di approccio che vorrei al mio disturbo alimentare e che preferirei e il perché le mie terapie nel tempo hanno fallito miseramente. Alla fine sono arrivata a curarmi da sola. E come? Non parlando, io non mi parlo quasi mai della paura di ingrassare. È questo che vorrei da un psicoterapeuta in forma privata, gli direi: guarda, devi aiutarmi a non aver paura di ingrassare, ma non devi mai menzionare la paura di ingrassare, perché nel momento in cui tu la menzioni, io, ok? È quello che ho fatto con me per uscire dalle abbuffate. Io non mi sono mai parlata di cibo, di paura di ingrassare. Pian piano l'ho rimesso nel piatto, ma non pensavo mai perché, 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 per cosa, perché semplicemente mangiavo davanti a una telecamera. E questo adesso fa sì che io mi mangi tranquillamente grandi zuppe di fagioli davanti a voi e abbia ancora un po' pochina paura di ingrassare.